Facciamo una cosa, diamo subito i numeri così Sì. Linda del reddito di cittadinanza perché Allora, adesso le bocce sono ferme. intanto iniziano ad arrivare le richieste, l'abbiamo detto, allora vediamo, siamo a circa oltre 806.000 richieste e diciamo tra quelle accolte siamo a circa 487.000. Erano 1,3 milioni le potenziali famiglie beneficiarie preventivate al governo. Questa è la prima tranche, quindi va detto che ancora chiaramente possono aumentare. Per il momento si parla di diciamo, un dato molto al di sotto delle attese e diciamo, di questo si parla anche perché probabilmente potrebbero avanzare dei soldi, dei fondi rispetto a quelli che erano stati preventivati. Allora si era detto a marzo circa 323 milioni, adesso dovrebbero essere, secondo le ultime stime, tra i 700 e La 850 butta milioni lì via, di euro. 800 Questi, milioni. diciamo, c'è già una polemica politica su questo, Chi se li perché il prende? Movimento Dove 5 vanno? Stelle magari dice facciamo un pacchetto per le famiglie, politiche fiscali invece è la ricetta della Lega e c'è anche chi dice, come il professor Cottarelli, in realtà questi sono soldi a deficit, quindi magari sono soldi che ancora non abbiamo, non è un tesoretto come viene chiamato. Questo è importante.